corso della federazione delle strade. Bene, dunque, dato il titolo che riguarda un giudizio, diciamo, su un anno, io direi che rapidissimamente distingo due aspetti. Chiamiamo l'aspetto psicologico da quello di sostanza. Che cosa vuol dire l'aspetto psicologico? Noi, lasciatemi dire un po' banalmente, siamo come una squadra che a un certo momento era un po' in crisi, in difficoltà, e ritiene giustamente forse che, riuscendo a dotarsi di un grande campione opportunamente coinvolto, si possa contestualmente fare due cose: vincere il campionato e fare anche il bel gioco. Per cui uno è contento e dice: "Calvardo, vinciamo il campionato e facciamo anche il bel gioco". Dopo un anno, che cosa possiamo dire? Che non sappiamo se vinceremo il campionato o no, possiamo ancora giocarci, ma dipende molto da noi. Il bel gioco per ora non si vede, il che non è grave, attenzione, perché se uno vince il campionato, il bel gioco, cosa dire, ce ne sveghiamo, tanto che avete il campionato. Quindi, in questo senso, l'aspetto psicologico è un aspetto ancora in gioco su cui appunto bisogna riflettere. Però certamente c'è questo aspetto, il bel gioco apparentemente non si vede. Allora la domanda è: noi siamo ancora in grado di vincere il campionato? Possiamo? Io penso di sì, tutto sommato è passato per un anno, dipende ovviamente da quello che facciamo. E dipende anche come, in qualche maniera, riusciamo a affrontare dei nodi veri. Ora, cosa succede? La Giunta in questo momento, per certi aspetti, dobbiamo dire, non è neanche completa, perché si parla di là dei problemi dello statuto di completamento, ci sono delle deleghe che il sindaco ha tenuto e su cui forse non si è visto un grande da fare, un grande lavorare, la partecipazione, la ristrutturazione dei quartieri, c'è tutta una serie di aspetti che vanno evidentemente ancora affrontati e che sono rilevanti. D'altra parte sono stati affidati incarichi e consulenze in cui magari non si è visto un grande auto. Faccio un esempio, ma non per fare una critica. A Piaggio è stato affidato un certo compito di immagine, non ho visto poi il risultato, ma ripeto, non per criticare, ma per dire che siamo ancora in una fase di attivazione che evidentemente richiede il tempo. Quello che però vediamo già in questo momento è che c'è una difficoltà a avere convergenza su grandi temi con dibattiti concreti che coinvolgono tutta la città e tutti gli aspetti che sono in qualche maniera legati a questo. Per esempio, il legame con la provincia a me non è chiaro se è un legame di buoni rapporti, di buon vicinato, interazione costruttiva, definizione approfondita dei problemi, ragionamenti approfonditi sulla struttura dell'area vasta e sui problemi che adesso sono collegati. Questo non mi è chiaro, ripeto, non posso dire perché siano buoni o negativi, dico che non è chiaro quanto siano approfonditi. A livello della regione ci sono rapporti e problemi altrettanto importanti. Faccio un esempio: sento ultimamente questa definizione molto suggestiva del collegamento trasversale Firenze-Venezia, per cui Bologna deve essere in qualche maniera un ponte. Allo stesso tempo, però, al di là della suggestione, non vedo cose estremamente concrete, mentre mi è chiarissimo il problema che esistono ancora sulla via Emilia, problemi di rapporti con Parma, con Rimini, interazioni a livello degli aeroporti, a livello delle fiere, cioè esiste evidentemente un problema organico all'interno della regione, all'interno della quale Bologna deve definire un proprio ruolo chiaro, vedere in maniera precisa un discorso di prospettiva, al di là quelli che sono i sogni o non sogni, ma bisogna riuscire a entrare nel concreto su questi aspetti. Anche in questo caso, per ora, non vedo una programmazione, una definizione sufficientemente approfondita di una linea abbastanza chiara. D'altra parte, esistono altri aspetti collegati a questo e in particolare, ad esempio, tocchiamo altri due soltanto. Un aspetto che è emerso fortissimo in questi giorni, se ne è parlato anche qui, questo discorso della legalità. Io devo dire, mentre da una parte mi rendo conto perfettamente che parlare di legalità implica anche un grande problema, un grande impatto sulla stampa, e la stampa tendenzialmente per vendere il giornale deve fare vedere che si litiga. Due che vanno d'accordo non fanno le grandi notizie. Quindi è evidente che vengono accentuati gli aspetti di contrasto. Ma il problema che ci dobbiamo porre è: noi parliamo a Bologna di legalità in termini di nuovo, in realtà oggettivamente, di contrasto, cioè fra virgolette i buoni che difendono i propri diritti e i cattivi che vogliono aggredirli in qualche maniera o che non vogliono capire, o parliamo invece di legalità in termini di ricerca di compatibilità e di parità di offerta, in maniera tale che si ottenga la legalità perché tutti hanno gli stessi diritti e tutti hanno le stesse opzioni. Quindi il problema della legalità va posto in maniera molto diversa. Allora, se sono i giornali che lo pongono male, dobbiamo chiarirlo meglio, ma se la sostanza dei termini del problema
è per caso quella di difeso, di contrasto, di conflitto, noi dobbiamo essere in grado in questa città di cambiarlo completamente, cioè cambiare il prospetto all'interno del quale si discute questi problemi, perché solo in questo modo si va a qualcosa di compartecipato e condiviso, che non vuol dire che tutti saranno contenti, probabilmente molti o quasi tutti saranno un po' scontenti, ma abbiamo lavorato per costruire qualcosa, costruire una cultura della legalità che abbracci tutti quanti indistintamente, avendo offerto a tutti pari opportunità e pari occasione. In questo contesto ci sono altri aspetti rilevanti, credo per esempio che sarebbe interessante e utile vedere e discutere in maniera più approfondita tutta una serie di cose che sono state proposte durante la campagna elettorale. Io non la voglio fare lunga, ma ci sono stati un sacco di documenti dal sindacato, il gruppo Fanti, la sinistra giovanile, noi associazioni varie, le cosiddette 11 e via dicendo, tutti, ci sono un sacco di proposte, non necessariamente tutte organiche e definite, ma tutte volte a contribuire a creare un dibattito, una discussione. Allora, se tutte queste cose non riescono ad emergere, comitati, via dicendo, a un livello sufficientemente dettagliato, perché la discussione pervada l'intera città e veda coinvolti tutti, questa operazione comunque non riuscirà in maniera approfondita. Allora, per questo, e concludo, cerco di essere sintetico, le associazioni stanno tentando una nuova operazione che non vuole essere semplicemente rifare quello che abbiamo fatto durante la campagna o tentare strade varie, quello utopistico eccetera. Noi quello che vorremmo fare, il motivo per cui ci siamo riuniti in questa sigla Unirsi, che credo che già di per sé sia abbastanza significativa, e ci sono 36 associazioni al momento, ma speriamo che crescano, è quella di offrire e costruire perpetuamente, fra virgolette, cioè per tutta la durata del mandato, una palestra di dibattito e discussione in cui i vari aspetti vengono a confrontarsi in dettaglio e ci si ragiona sul concreto dei problemi. Ovviamente cercando di avere anche quella che Gofferati chiama, in maniera secondo me giusta e significativa, una solvibilità nella rappresentanza o una validazione della rappresentanza che viene non dall'essere né tanti né prepotenti né niente, ma che viene da aver approfondito i problemi e avendo cercato di portare all'attenzione di tutti il nocciolo della sostanza delle cose. Allora, in questi termini credo che la solvibilità e la validazione esista, ma è fondamentale che ci sia una partecipazione dettagliata e approfondita e, lasciatemi dire, sufficientemente tecnica perché si entri nel dettaglio delle cose. Noi in questo periodo abbiamo avuto già una serie di cose di questo genere, c'è stato un incontro recentemente organizzato dal gruppo Fanti, dal Rigorso, sui problemi della partecipazione, della struttura della città, c'è stato un dibattito sui problemi del metro, ci sono dibattiti continui, anche quello che questa sera va in questa direzione. Cioè noi dobbiamo riuscire a riportare al centro della città un dibattito che faccia anche emergere delle divergenze di opinione, delle differenze, ma che tenda a rendere coinvolti tutti in una maniera costruttiva su questo problema. Altrimenti rischiamo di avere un gruppo, magari eccellente, magari bravo, che potrà anche fare delle cose, ma che difficilmente riuscirà ad attuare la cosa per cui tutti durante la campagna elettorale ci siamo mossi. E quindi io credo che questo aspetto sia centrale e non bisogna stancarsi di spingere su questo aspetto. Per questo, e concludo davvero, noi alla ripresa dell'attività, perché ormai andiamo adesso in vacanze, è inutile pensare di fare grandi cose in agosto, eccetera, abbiamo attivato una serie di gruppi di studio, di gruppi di lavoro in cui di nuovo non si vuole trovare delle soluzioni particolarmente geniali, ma si vuole dare la possibilità di confrontarsi a fondo su certi temi e poi chiamare le istituzioni, nel senso gli assessori, il sindaco, chi ci vuole, a confrontarsi con questo dibattito. Alla fine di questo tragitto, ad un certo momento, pensiamo anche che sia utile rifare l'assemblea cittadina, non tanto per fare una celebrazione, la celebrazione non serve, perché se si va bene o no lo diranno gli elettori, ma per cercare di fare una specie di verifiche in corso, nel senso di adeguare eventualmente il motore se non funziona perfettamente. Bruno Tonini, del Comitato Pancrusel Federazione delle Strade, e poi Luisa Barbieri dell'Associazione Nadia. Allora, sarà un po' il soggetto qui che si muove, il cantiere. Io mi sento di portare del materiale un po' eterogeneo, perché qui si passa da livelli politici a livelli particolari, diciamo, di problemi specifici. Infatti
Quello che porto io è un problema specifico, è più un problema sociale che un problema politico. Faccio parte del Consel, che è un comitato, via del Fratello, via Pietralata, e le nostre coordinate sono coordinate sociali, non politiche. Ci misuriamo sui problemi che portiamo. Nella passata amministrazione con Guazzaloga non siamo stati in attesa, abbiamo portato avanti il problema dello smog nel centro storico e direi che il fatto che abbiano attivato Sirio sia una nostra conquista. Insomma. Eravamo circa più di 24 comitati anti-smog e abbiamo posto questo problema per il centro storico. L'abbiamo posto perché ci viviamo nel centro storico, non l'abbiamo posto per gli altri, l'abbiamo posto per noi. Della vivibilità del centro storico. Oggi il comitato a Bruxelles si sta battendo per un altro problema che ci interessa, quello del rumore notturno, della vita notturna che va avanti in modo indiscriminato per tutta la notte. Questo è un problema che non riguarda naturalmente solo il nostro comitato, anche qui abbiamo incontrato altri 14 o 15 comitati, infatti Bruxelles partecipa alla federazione delle strade, cioè tutte le strade che sono interessate da questo problema. Ora, noi riteniamo questo un esercizio di cittadinanza. Abbiamo questi diritti, abbiamo queste esigenze e le portiamo avanti. Molte volte le persone non ci credono, come non ci credevano nella precedente giunta, non ci credono adesso, cercano di capire chi ci spinge, chi ci manda, chi ci manovra, lasciamo le interpretazioni politiche agli altri, va bene? Noi diciamo che portiamo avanti in modo organizzato un nostro interesse, e questo non è, guardate, non è un interesse banale, anche se specifico, perché se centinaia e anche migliaia di persone per diverse notti continuamente non riescono a dormire, questo è un problema grosso, è un problema grosso, va bene? Non è generalizzabile, nel senso non è che tutti i bolognesi vivono questa condizione, eccetera, però per chi, va bene, vive in queste condizioni sono condizioni pessime. Per chiedere questo, come quando chiedevamo un po' d'aria pulita nel centro storico e adesso un po' di silenzio di notte, va bene? Chiedendo questo veniamo descritti come coloro che vogliono spegnere la città, trasformare la città in un cimitero, andare a letto tutti alle 21, va bene? Come se un po' d'aria e un po' di silenzio creassero, diciamo così, la crisi del sistema economico bolognese. Cioè che Bologna si regge su questo, va bene? Come era per la precedente giunta la possibilità di arrivare ovunque con la macchina privata e adesso poter fare quello che uno aggrada a qualsiasi ora, no, della notte. E noi non riteniamo che questo sia giusto, naturalmente. E qui si è parlato di partecipazione. Noi abbiamo fatto questa partecipazione, abbiamo fatto gli incontri con sindaco, non so, forse siamo delle persone un po' particolari. Rappresentanti della zona del Fratello, rappresentanti della piazza di Piazza Vera, si sono incontrati con il sindaco. Abbiamo portato avanti in modo specifico quali erano le necessità, va bene, per queste zone. Abbiamo chiesto interventi specifici per queste zone. Io parlo per il Fratello perché non ho la testa di parlare per tutti i 14 comitati, eccetera, eccetera. Parlo per i problemi specifici che ci interessano. Ora, al Fratello ci sono più di 22 locali notturni che vanno avanti fino alle 3 di notte. 22. Più in aggiunta più di 10 di oro, cioè quelle cose alla bene, anche fino a quelle lì, a notte inoltrate. Va bene? Noi chiedevamo che questa cosa fosse regolamentata, non era possibile che una via residenziale, va bene, con le case al primo piano, ci fosse questo tipo di attività notturna così protratta. Bene, in questi incontri siamo stati ascoltati, soltanto che le decisioni sono state del tutto diverse. Chiedevamo interventi specifici, noi per il Fratello, gli altri, Piazza Verdi, invece sono stati dei provvedimenti per tutta la città. Cosa che questi provvedimenti generali non hanno risolto un problema, bene, non ne hanno creati tanti. E addirittura, per quanto riguarda il Fratello, hanno
peggiorato la situazione, ci siamo trovati orari più lunghi e situazioni, no? Le orfe maggiorate. Va bene. Ora, e poi c'è un'altra cosa che non ci è piaciuta in questa partecipazione, oltre alle conclusioni. Non ci è piaciuto il fatto che noi volevamo un problema di salute pubblica certificato, documentato, perché ci cerchiamo sempre di documentarci e certificare le cose, le informazioni che facciamo. Va bene? E abbiamo trovato come interlocutore l'assessore alle politiche commerciali. Un problema di salute pubblica e tutto al più, un problema di politica sociale o ambientale, il nostro referente era l'assessore alle politiche commerciali. Va bene? E che in qualche modo ha posto il problema nel senso del tipo: c'è un popolo della notte, c'è un popolo del giorno, questo popolo della notte e questo popolo del giorno si scontrano sulla occupazione, spartizione dello spazio e del tempo. A noi ci è sembrata che questa affermazione, ripetuta più volte, fosse del tutto fuorviante, perché il tempo e lo spazio che questi cosiddetti popoli, a cui noi non chiediamo questo tipo di sociologia, si stanno spartendo, non è altro che spazio e tempo pubblico. Sono strade, orari notturni, cioè spazio e tempo dedicato collettivamente da tempo e regolato da leggi, va bene, e disposizioni, che ne strutturano già l'utilizzo. E su questa funzione pubblica, di questo spazio pubblico, questo tempo pubblico, che noi crediamo si esercita l'autorità della funzione pubblica dell'amministrazione. Invece l'amministrazione, in questa descrizione, di scontro come se fossero due squadre di calcio, in cui quelli sono quelli della notte, quelli sono del giorno, vediamo chi vince, si pone come arbitro, si pone al di fuori, va bene, senza rappresentare nulla di quella che è la sua autorità e la sua funzione pubblica. E noi crediamo che questo, sostanzialmente, qui entrano adesso più nell'ordine aspetto di tipo politico, anche se approcciato non in termini partitici, ma di valenza della funzione politica amministrativa che può avere la gestione comunale. Va bene. L'amministrazione non può porsi come arbitro al di fuori, è parte in causa. Anche perché chi ha eletto questi amministratori? Eletti residenti qui hanno affidato la propria rappresentanza. Bene, la propria regolazione della propria vita, i residenti, i cittadini, hanno affidato a questa amministrazione. E succede che queste riunioni di tavoli in cui tutto dovrebbero mediare, discutere di tutto, e tutto sembra mediabile, anche il sonno delle persone, la salute, tutto è mediabile. Va bene? L'amministrazione pubblica non rappresenta nessuno. Si lasciano scontrare i partecipanti, va bene? Gli interessi costituiti legittimi, va bene, dalle varie parti, i commercianti, portano i loro interessi, ma gli interessi dei residenti non li rappresenta nessuno. Siamo noi cittadini, ma così, a livello di comitati, sparuti. Quello dovrebbe essere la funzione pubblica, dovrebbe essere i quartieri, dovrebbe essere il sindaco che ha la gestione, la responsabilità della salute pubblica a rappresentare l'esigenza dei residenti cittadini. Invece si tirano fuori come degli altri, delle persone che osservano da fuori cosa succede tra questo conflitto del popolo della notte e il popolo del giorno. E noi ci sembra questo, va bene, un abdicare a un aspetto fondamentale di rappresentanza dei cittadini da parte dell'amministrazione. Poi c'è un altro aspetto, i costi. Ristrutturare i tempi della notte, lo spazio pubblico e i tempi della città significa modificare un sacco di cose. Pensate a un'industria, visto che siamo qua di sinistra, operaisti e massimalisti. Quando in una fabbrica si inserisce il ciclo notturno, il ciclo continuo, l'orario notturno, c'è un costi enormi di usura, di controllo, di spese aggiuntive. Bene, questi costi non vengono calcolati, vengono lasciati cadere sui cittadini in termini di salute, bene,
anche in termini di degrado, perché la polizia, vedete tutti che se la notte va avanti, va bene, viene usata la città 24 ore su 24 la mattina, è uno sport, cioè quindi si necessiterebbero ulteriori cicli di pulizia, di amministrazione, di controllo. Anche i costi di questa ristrutturazione, va bene, non vengono addossati a chi ci guadagna, vengono lasciati ricadere sulla comunità, in modo che vengano pagati anche da chi, da chi li sopporta. No, l'ultima cosa, perché è stata accennata, proprio, e l'ultima cosa è questa, è stato detto, Bologna è piena di anziani, come dire, tra un po' moriremo tutti, no? Aspetta anch'io, moriremo tutti, quindi attenzione, bene, piena di anziani. Vabbè, diventa tutto in regola democratica, se siamo pieni di anziani, la maggioranza dovremo vivere meglio, organizzarsi e vivere meglio. Naturalmente è importante che ci siano anche i giovani, però non si possono richiamare i giovani con la politica che a Bologna, venite perché a Bologna tutto è possibile, certi eventi difficili. Chiamiamo i giovani all'impegno anche per il loro futuro, facendo di Bologna una prospettiva per la loro vita, che sia una tappa fondamentale, a cominciare dall'università, ma anche i migranti, che sia una tappa fondamentale per la loro vita, non una vacanza finché hanno i soldi e poi finiscono dove finiscono e aumentiamo gli ospizi. Ringrazio Davide Ferrari, che lo vedo, e Gianvino Nardi, che sono presenti al nostro incontro, Luisa Barbieri dell'associazione Nadir e poi Pietro Stefani dell'ASVO, che è l'associazione per il volontariato, Centro Servizi per il Volontariato. Grazie per l'ospitalità, io rappresento l'Associazione Medica Nadir, sono responsabile delle attività scientifiche, noi ci occupiamo dei disturbi di relazione. Il nostro programma nasce e si sviluppa sul territorio, allargandosi sul sud del mondo. Vi domanderete come mai l'Associazione Medica, che si occupa espressamente di disagi legati a un contesto sociale e psicologico quale il nostro, cioè quello nel quale viviamo, sia interessata e partecipi con grande entusiasmo alla rete politica e sociale per questo. Ecco, il nostro inserimento più sociale è parte integrante del programma medico-psicologico che proponiamo, atto a riequilibrare e a riempire quel vuoto psichico che caratterizza i nostri pazienti. Un anno fa, noi, come tante altre associazioni, abbiamo calorosamente sostenuto la candidatura a sindaco di Sergio Cofferati. Ci abbiamo creduto tantissimo, come credo tutti quanti noi, in sintonia anche con l'obiettivo progressista ed evoluzionista che ci caratterizza come realtà associativa, come medici a livello ideologico. E malgrado le difficoltà che in questo anno comunque sono insorte e che non possiamo nascondere, però direi alle quali non possiamo nemmeno dare troppa forza, e le evidenti, e qui sottolineo, manipolazioni mediatiche orientate a svilire un'amministrazione inquadrata nel centro-sinistra, noi vorremmo continuare a crederci, e questo lo sottolineerei. Non possiamo permetterci di diventare degli strumenti di manipolazione di una faziosa quanto inadeguata informazione a livello nazionale. Questa secondo me è la cosa più grave in assoluto che sta accadendo, perché a livello nazionale ci stanno, mi permetto di usare questo termine, che è strumentalizzato, e questo secondo me è gravissimo e dipende da noi evitare e contrastare la strumentalizzazione. Noi siamo ancora gli stessi cittadini e le stesse associazioni che hanno sostenuto l'attuale amministrazione. Conseguentemente l'apertura o il tentativo di aprire un canale di comunicazione che sia costruttivo, moderato, organizzato con le istituzioni, costituendosi in una rete orizzontale, è un progetto per noi abbracciato caldamente. Siamo pure certi anche della volontà delle istituzioni ad accogliere la nostra collaborazione, se ci poggiamo nella maniera, a nostro avviso, adeguata. Ecco, non sappiamo se si sia creata una sorta di tappo comunicativo e perché si sia creata. Non sappiamo che cosa effettivamente stia alla base del disagio che tutti noi percepiamo. Quindi, prima di agguerrirci, di attaccare
oltretutto abbiamo già capito che non è a mio riesce ad attaccare non porta mai frutti, sarebbe bene valutare e soppesare le cause del disagio che noi percepiamo. Il sindaco, lo ricorderete tutti, ci disse che ci avrebbe mostrato senza remore gli scheletri nell'armadio che la vecchia amministrazione gli aveva passato. Ecco, noi forse abbiamo bisogno di vederli questi scheletri, forse per comprendere, per condividere e magari per dargli anche una mano, insomma. Se lui venisse indietro, l'amministrazione sente la nostra spinta verso, io credo che sarà molto più facile riaprire o aprire il canale di comunicazione che adesso, a mio avviso, ha tappetino, che insomma ci crea disagio. Quindi noi offriamo tutta la nostra disponibilità all'ascolto, alla comprensione, alla partecipazione, in virtù di un credo che non vogliamo mollare e che oggi come oggi assume una valenza a livello nazionale. Quindi ci basta l'ok dell'amministrazione, la disponibilità nostra è totale, se davvero vogliamo salvaguardare la nostra città. Ma non solo la nostra città, già detto ovviamente ribadisco anche in previsione delle politiche del 2006 che sono qua all'anno, sono vicini. Noi possiamo offrire la nostra competenza che dalla strutturazione della sanità supportata da un approccio multidisciplinare ovviamente sperimentato negli anni a livello territoriale, si integra con le problematiche legate all'interculturalità, ai disagi giovanili supportati, come dicevo prima, da un contesto sociale profondamente disturbato, agli interscambi con il sud del mondo, in particolare con i Burundi dove noi lavoriamo, e con il sud del mondo in generale. Il tentativo di rilanciare il patto tra istituzioni e cittadini nel contesto di un clima di solidarietà, di giustizia, di libertà, sostenuto come ovvio da uno scambio costante, permetta a tutti noi di sentirci protetti e stimolati allo stesso tempo, non so se possiamo chiamarla sfida, ma sicuramente è un progetto indispensabile al fine di dimostrare ciò che la base rappresentata da tutti noi è in grado di fare e soprattutto che cosa vuole davvero realizzare. Non possiamo permettere a nessuno di dimostrare il contrario, sia che questo nessuno si avvalga di metodiche strumentali, sia che si avvalga di strapotere espresso come stiamo vivendo in questa fase storica. Da ultimo, e a dimostrazione di quanto ho cercato di esprimere sinora, vorrei fare riferimento ad una esperienza che stiamo facendo nascere, fare in essere, di quanto la base abbia voglia di proporsi animata dal desiderio di collaborare, di interagire in maniera fattiva. Esempio appunto è la rete che stiamo costruendo in previsione di due eventi che proporremo a ottobre nel contesto della Maratona della Pace organizzata dal Tavolo per la Pace della Provincia. Ecco, una rete che è bastato dare il là a tutt'oggi comprende più di 100 realtà associative. Ci siamo noi, Ceneata, Cergesta, Sarco Iris, la Eni, Cipsi, Cucoi, la Banca del Tempo, insomma un centinaio di associazioni hanno già aderito. Questo perché c'è la voglia di dimostrare che siamo capaci di lavorare insieme. Io credo che solo attraverso la dimostrazione, oppure attraverso la dimostrazione, possiamo davvero, era stato detto anche prima a proposito della manifattura da banca, possiamo dare il là, possiamo aprire il canale di comunicazione con l'amministrazione, insomma, e comunque dimostrare a livello nazionale che il centro-sinistra funziona, perché la base è questa. Sono altri 4 interventi, quindi meno male dovremmo farcela. Adesso tocca a Piero e Stefani e poi, come dicevo prima, nel Centro Servizi del Volontariato della Provincia di Bologna, poi Sandro Pio dell'Associazione San Delano. Buonasera a tutti, grazie. Intanto mi chiamo Piero Stefani, non Pietro Stefani, non sono latitante. Sono presente, non si può mai dire. Sì, sono presidente di ASPO, che è l'Associazione dello Sviluppo del Volontariato, alla quale è stato assegnato, di questa associazione dello sviluppo fanno parte varie associazioni di secondo livello, da AMPA, Salavis, Caritas, a Mosaico di Solidarietà, a Canziella, Rube, eccetera, eccetera. Quelli che dimentico, non dico, e per lunghezza comunque. E a questo è stato assegnato il Centro dei Servizi per il Volontariato.
dal 2003, molto il 2003, dopo un periodo di grande conflitto per l'eliminazione del precedente centro di servizio di Vincenzo Uomo. Però desidero anche presentarmi come volontario, perché sono volontario, e come volontario rappresento la Canzia, che è un'associazione che lavora dal 1989 nel campo dell'immigrazione, e sono capofila della rete Carpacci per i senza fissa dimora. E questo ci tenevo tanto per dare un quadro della mia appartenenza. E in 5 minuti cercherò di darvi un'informazione, fare un'osservazione e spero anche un messaggio. Il quadro di riferimento. Un anno fa uscivamo appunto, come dicevo, da una grande conflittualità, però il volontariato riprendeva vigore, riuscito ad ottenere dei fondi che erano rimasti fermi per i conflitti precedenti, dava forza a una progettualità per le associazioni di volontariato, ben 69 progetti per 1.574.000 euro che hanno trovato conclusione il 31 maggio, progetti che partono da un'analisi molto attenta del territorio, dei bisogni del territorio, vanno verso le fasce deboli, proprio coloro che sono più vulnerabili e i più emarginati, ebbene vi garantisco progetti dai quali si potrebbe partire proprio anche su dei temi che riguardano il nostro comune. La consulta per la lotta esclusione sociale di cui faccio parte è stata per prima ricevuta dal sindaco. Dopo un anno di ascolto, le linee programmatiche le abbiamo, io le ho qui sotto, ogni pagina contiene almeno 3 o 4 volte riferimento al coinvolgimento, alla partecipazione, alla cittadinanza, al volontariato, all'associazionismo. Bene. Inoltre noi abbiamo offerto delle risorse per poter restaurare e dare una casa stabile al volontariato, risorse che il Comitato di Gestione per i Fondi del Volontariato ci concedeva di fare. Un anno dopo, il quadro è questo, la legge 266-91 viene messa in discussione, non troverà attuazione in questa legislatura. Che cosa fa il governo? Estrapola naturalmente l'articolo 15, che è l'articolo che decide i fondi che devono andare al volontariato, per un quindicesimo delle fondazioni bancarie, e cerca di inserirlo nel decreto legge sulla competitività. Fortunatamente sta ricevendo continui rimandi, ma riteniamo che in settimana probabilmente verrà passato. Che cosa succede ancora? Succede ancora che la consulta della lotta all'esclusione sociale indica delle linee progettuali sull'immigrazione e sul discorso del ferroterra. Il sindaco accetta un protocollo di ricevere e ci dice non è cosa che mi riguarda, è questione di legalità, è questione di sicurezza, è affare mio. Contemporaneamente cosa succede? La fondazione maggiore della nostra città cita il comitato di gestione per i fondi del volontariato, la presidenza del consiglio, la presidenza della regione, e dice la legge per i volontariati è anticostituzionale. La legge sulle fondazioni bancarie dicono che i soldi sono nostri, ce li dobbiamo gestire noi, come ci pare, è incostituzionale. Questo cosa comporta? Che il COGE sospende la progettazione sociale per il 2005-2006, c'è 1 milione di euro che erano già stati destinati per i progetti sociali, fatti io vedo, con le associazioni, quelli sono fermi, auguriamoci che questo si ristabilisca. Il denaro che noi abbiamo accantonato per ristrutturare la sede, dare una sede stabile al volontariato, niente. La passata amministrazione aveva detto ok, aveva disposto nei piani di zona 250.000 euro in più, 450.000 euro, non l'abbiamo ancora disposta, perché adesso passa tutto al quartiere. Il vice sindaco dice ma perché non andate a Casteldebole dove c'è la galleria? Questo è il quadro di riferimento. Ecco, allora, niente di negativo, fa parte del vivere normale, purtroppo, sono già...
una cosa, tutto questo però sta avvenendo, non dico nell'indifferenza, non lo so, forse nella non conoscenza, forse ci sono tanti altri modi appunto per unirsi, però attenzione, mi fa piacere sapere che ci siano 100 associazioni che si uniscono, altre 30 che vanno a unirsi, però effettivamente bisognerebbe che anche l'associazionismo e il volontariato, se vuole veramente partecipare, accetti anche di compiere degli atti antipatici, incominci a essere un po' più formali, si dia una rappresentanza. La legge regionale per il volontariato stabilisce che ci sia un osservatorio del volontariato all'interno della conferenza regionale per il terzo settore. Ecco, se queste cose cadono nel silenzio, se cade nel silenzio che solo un articolo sul giornale che dice tutto questo, non è sufficiente. Da Bologna appelli alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza della Camera, eccetera, ne sono partiti pochi. Stranamente sono partiti molto di più dalle altre regioni d'Italia, da Bologna no. E allora mi domando se anche la partecipazione qualche volta, forse, quando si dice dalle nostre parti che per fare forse ci vogliono due rime, no? E quindi forse non è tutto solo da una parte, è una questione anche di conoscenza, di comunicazione o altro. Noi abbiamo comunicato tutto ciò alla quinta commissione del comune, ma mi si dice che quella quinta commissione del comune non viene presieduta dall'assessore e quindi non viene ascoltata. A questo punto io non riesco più a capire dove deve andare questa comunicazione. Con tutto ciò vorrei mandare un messaggio positivo. Io credo, ed è stato detto, è stato riferito all'inizio, e si dice anche qui 100 associazioni, l'unirsi come 30. Ecco, il fare rete è estremamente importante. Il fare rete vuol dire confrontarsi, il fare rete vuol dire progettare insieme, con fatica, ma il fare rete vuol dire anche analizzare con molta serietà il territorio e uscire con dei progetti forti. Io credo, noi crediamo sinceramente che se questi progetti forti escono non possono non essere ascoltati. Per essere progetti forti devono essere progetti, come diceva anche il rappresentante di Mosaico, progetti che abbiano una valenza tecnica. Vi faccio un esempio, all'interno della presentazione sociale, sulla casa possibile, no? Si è analizzato veramente il territorio sulla possibilità, la mappatura delle case non utilizzate che potrebbero essere utilizzate. E si stanno studiando, finisco subito, si stanno studiando dei piani di fattibilità. Bene, ecco anche questo. Perché però l'assessorato alla casa non ci ascolta e il Comune di Bologna non accetta di fare una mappatura come la stiamo facendo nella provincia? Vi dirò di più. E un altro dei modi di presentare, e vi porto un esempio, ho concluso, è il discorso che chi lavora nel sociale deve presentare se stesso. L'altro giorno, come vedete, Carracci, per il Senza che sei mora, che noi lo sapete, Carracci 69, era il primo che doveva essere spazzato via, perché il Senza che sei mora rappresenta una marginalità estrema che non veniva considerata, mentre venivano considerate altre situazioni. Ebbene, abbiamo presentato quello che è un modello, un progetto, e io credo che se tutti quanti, coloro che lavorano nel sociale, rappresentano il loro modello, rappresentano già quel gruppo di lavoro serio dal quale può partire anche un'indicazione di realizzabilità di quei progetti. Ecco tutto. Grazie. Mi scuso perché visto sarò naturalmente un po' più fiscale. Allora, c'è si prepara D'Onofrio, poi Silvia Zamboni e Matteo Pasquali, abbiamo finito. Buonasera, mi chiamo Sardo, faccio parte di un'associazione che si chiama Subcase Cantella, esistiamo da una ventina d'anni più o meno, siamo attivi nel quartiere San Vitale. Quello che facciamo è gestire uno spazio comunale datoci in gestione dal quartiere San Vitale, che abbiamo adibito a centro musicale. Quindi sale prove, studi di registrazione. La realtà musicale bolognese è molto attiva sin dagli anni 60. I giovani si aggregano molto sulla musica. Gli spazi comunali sono rimasti in 5, noi ci siamo federati, siamo 5 associazioni, che è San Vitale, San Donato, in altri quartieri di Bologna, gestiscono questi centri musicali. Diamo servizi a prezzi calmerati. Pensiamo che
fatto che i giovani si aggregano attorno alla musica, che facciano delle prove, che si autoproducano dischi, si producano video e quant'altro sia utile, sia una risorsa. Organizziamo, io personalmente come associazione, organizziamo anche un festival da 13 anni, che è il Festival di Scandellano. Il nostro rapporto con la giunta, per venire un po' sul caldo, come tutti, come altri, ho sentito qua intervenire, insomma noi inizialmente eravamo entusiasti, Ferrati è venuto nelle sedi delle nostre associazioni, complimentandosi per l'attività che portiamo avanti, ovviamente noi abbiamo fatto presente i problemi che ci sono stati per queste associazioni. Per esempio la delibera Foschini, quel tentativo comunque di far pagare gli affitti commerciali alle associazioni che svolgono volontariato. A questo proposito noi facciamo una manifestazione in Piazza d'Agosto con altre associazioni, sia del terzo settore, sia l'ARCI e tante altre. E fu un successo per altre cose. Il nostro rapporto con questa giunta, tanto premesso il fatto che noi quando, rispetto alla giunta Guazzarocca, non abbiamo mai chiesto niente come associazione, non abbiamo risposto ai bandi perché non volevamo in qualche modo incrementare la nomea, che comunque anche Guazzarocca si è fatto, nel senso che i giovani li ascoltava, ha dato delle cose a livello giovanile, questo non ce lo dimentichiamo. Il rapporto con la giunta, noi per esempio il 25 aprile, sessantesimo della Resistenza, abbiamo voluto organizzare come associazioni giovanili una manifestazione in Piazza d'Agosto. Una cosa che per potesse sia i giovani che i partigiani. Avevamo avuto l'adesione dell'AMPI, l'Istituto Storico della Resistenza di Bologna. Abbiamo fatto suonare dai gruppi punk alle montine, a un tenore. Insomma una cosa, diciamo, intergenerazionale, proprio perché insomma, ci interessava passare col testimone rispetto importante come la Resistenza. Siamo andati a cercare un patrocinio gratuito e anche un spizio dal comune per una cosa che noi ritenevamo molto importante. Il 25 aprile, tra le altre cose, non c'erano manifestazioni grosse in piazza. C'è stato un po' di risposta picche, insomma, non abbiamo avuto né finanziamenti né patrocinio gratuito da parte del comune di Bologna. Andiamo a parlare con gli enti, che ci occupiamo comunque di cultura, quello che facciamo noi di 13 anni, scandellare e far suonare tutti gli anni, in due mesi, un migliaio di ragazzi e ragazze che suonano in gruppi in Bologna, giovani che si aggregano molto sulla musica, forse uno dei pochi punti su cui si aggregano ancora. Abbiamo fatto una richiesta minima, noi a Guazzarocca non abbiamo appunto, ideologicamente abbiamo mai voluto chiedere nulla. Abbiamo chiesto a Guglielmi 200 euro al giorno, che sono veramente un piccolo contributo, appunto perché credevamo che ci fosse questa volontà di dare una mano alla cultura che viene dal basso, cioè chi si aggrega, le associazioni e quant'altro. Anche rispetto a questo siamo rimasti delusi, c'è stato risposto picche. Io adesso non voglio polemizzare particolarmente, dire qualcosa. La percezione che abbiamo noi, io personalmente, a livello giovanile, rispetto a questa giunta, non mi nascondo che è una grossa delusione, quella che qui diciamo insieme, che sentiamo attraverso la gente, una grossa delusione un po' per le dichiarazioni, insomma, anche dire rispetto allo stesso parere, dobbiamo salvare i giovani da loro stessi, insomma, non è una cosa che passa così. Il clima, secondo noi, non è buono, non ci speriamo, come abbiamo sperato che Bologna diventasse un po' un laboratorio, come d'altronde c'è anche stato fatto credere, ce lo siamo inventati. Speravamo sinceramente che questa partecipazione fosse una partecipazione reale. Noi ci aspettiamo ancora una svolta, stiamo ancora aspettando, però, ripeto, la percezione che se ne ha a livello giovanile è un po', è molto negativa. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Consigliere comunale, dicevo Silvia Zamboni e Matteo Pasquali, e abbiamo concluso. Voglio
voglio ringraziare quelli che sono qui stasera perché il dibattito veniva atteso con grande interesse. Io spero che non sia andato deluso, spero che ci sia anche forse il tempo di fare qualche secca domanda, visto che qualcuno chiedeva di poter fare qualche considerazione alla fine. La serata è una delle più calde dell'estate, quindi la sala è una delle più calde del palazzo, quindi siamo nelle condizioni migliori, diciamo. Ecco, quello da cui vorrei partire è appunto il rischio che abbiamo corso consapevolmente organizzando una serata in questo modo, cioè mettere insieme non interventi politici, ma interventi di associazioni, circa una quindicina, e far parlare persone che abitualmente non fanno politica, fanno un altro lavoro, poi però pensano, pretendono giustamente che con loro, con la loro attività, possono essere degli interlocutori di chi fa politica. Ecco, il rischio qual era? Era quello che diventasse un quadro di lagnanze infinito, un pianto greco, dove non venisse fuori nessun elemento positivo o di speranza. Ecco, io credo che questo rischio l'abbiamo evitato, perché è chiaro che io ho percepito negli interventi di tutti, tenuto conto che partivano da premesse e agivano su problemi assolutamente differenti, addirittura su posizioni diametralmente opposte, ho percepito ancora una notevole fiducia nel fatto che questa città possa essere amministrata bene, possa essere condotta con coerenza e che i loro problemi possano essere affrontati. Io vado brevissimamente ricordando alcune delle cose importanti che sono state anche quelle che hanno caratterizzato un po' l'attività che ho fatto io, ma che hanno fatto anche altri consiglieri, soprattutto quelli che negli ultimi tempi hanno costituito con me questo Assemblemon dell'altra sinistra in comune. Il discorso delle autonomie che le leggi dello Stato danno al sindaco in termini di nominare gli amministratori degli enti e delle società. Il caso che citava Mario Barbuto era quello dell'IVA, Brex o Gremie. Ecco, in questo caso noi abbiamo dei rappresentanti che vengono nominati dal sindaco, persone che hanno delle grandi competenze. Io credo che dobbiamo avere come consiglieri, ma i cittadini devono avere la stessa opportunità di chiedere nel corso di questo mandato amministrativo di queste persone quali sono gli interventi sociali che vengono fatti a favore della cittadinanza. Allora, che era sia una società quotata in borsa, che era sia una società che fa delle alleanze miliardarie con altre società di grande livello, è una cosa che dà prestigio alla città. Se però in città c'è una consapevolezza che i servizi che vengono dati sono servizi di qualità, sono servizi sociali. In questi mesi, il caso di ieri, l'abbiamo vista protagonista indicativo di tante vicende. La centrale di via Segantini, il subappalto di lavori precari, un incidente in subappalto di un lavoratore che ha perso la vita. E sono soltanto una parte dell'episodio disgraziatissimo della Certosa, quando sono stati smembrati i rom, eccetera. Quindi sono situazioni nelle quali c'è questa caratteristica, questa continuità di atteggiamenti che non sono atteggiamenti che ai cittadini possono assolutamente far piacere. Questo discorso è parte della manifattura, è fatto importante, è un polmone verde al centro della città, sta in una zona che è la manifattura delle arti, dove tra un po' c'è la galleria delle Tante Modelle, dove c'è la cineteca, dove c'è il dance, serve solo un luogo pubblico dove le persone possono stare negli orari anche in cui queste istituzioni culturali sono chiuse. Non si chiede chissà che, si chiede di rivedere questo progetto di questo mega parcheggio. Il problema della partecipazione dei cittadini. La partecipazione dei cittadini, da come è stata rivendicata da più persone questa sera, è un problema non marginale, è un problema assolutamente non da trascurare, perché le persone vogliono sempre meno dare deleghe in bianco, e quando abbiamo vinto la campagna elettorale volevamo fare un percorso assieme, tutti quanti, un percorso affollato, numeroso, pieno di persone, ma era il bello di questa esperienza che rivendichiamo. Questo problema della relazione scolastica, i giornali talvolta hanno liquidato come comitati delle parti, non sono i comitati delle parti,
Si tratta di cittadini che chiedono una qualità diversa di elezione scolastica e parallelamente loro e noi abbiamo chiesto una lotta agli sprechi. Ogni giorno nelle mense scolastiche, se Ricco prepara 16.000 pasti, si buttano chili e chili di pane, di frutta, di cibo cucinato. Abbiamo chiesto di risparmiare questo, abbiamo chiesto di riciclare questo cibo, perché c'è ancora gente a Bologna, in questa nostra città, dove ci sono problemi sociali di caro vita evidenti, che non riescono a mettere insieme pranzo e cena. È un problema sempre più evidente e abbiamo definito un ottimo mezzo progetto, il progetto dell'amministrazione, che ha fatto sì un passo cercando di recuperare i cibi di scadenza nei supermercati per darli ad associazioni di beneficenza. Noi diciamo il resto, quello cucinato, quello ogni giorno viene buttato nelle scuole, negli ospedali, nelle mense pubbliche, nei servizi. Questo discorso di unirsi è un discorso difficile perché mettere assieme tante teste, tanti saperi, tante tendenze è difficile, come è difficile un'altra cosa, far coesistere nella stessa manifestazione obiettivi e richieste legittime che sembrano opposte ma che non sono tali di chi la notte vuole dormire, nel caso degli abitanti del Pratello che hanno rappresentato una emergenza sanitaria nella loro strada e non è l'unica strada in queste condizioni, d'accordo? È un errore liquidare questa cosa, in qualche assessore l'ha fatto, come una necessità, uno stato di rassegnazione, per cui bisogna necessariamente che ci sia questa contrapposizione tra giovani e vecchi, fra poderecci e tristi, fra studenti e residenti. Questa è una sciocchezza totale, perché la città deve essere una città per tutti. L'intervento di Sandro Pino ha messo in evidenza una cosa che è assolutamente importante. Bologna è una città nella quale il rock giovanile è un elemento culturale forte, di qualità. Qui ci sono band musicali che addirittura sono conosciute più all'estero che in Italia, perché qui trovano poche, in città, trovano poche occasioni di suonare. Questo discorso della politica giovanile è un discorso che via via le giunte che si sono succedute, iniziando Vitali prima, continuando Guazzaloca e andando avanti, si è sempre teso a eliminare un elemento che era quello dei centri giovanili comunali, che sono stati smembrati in minima parte dati in gestione ad associazioni, ma di fatto manca una politica per i giovani, manca un assessorato su questo. Fin quando c'è stata una delega specifica a un progetto giovane, le cose sono andate in un altro modo, d'accordo? E su questo ci sono lamentele per cui questi progetti sulla cultura giovanile di Bologna siano rimasti fuori dal cartellone estivo. Sono cose che abbiamo quasi tutti i gruppi del Consiglio Comunale di Sinistra detto all'assessore durante un'udienza conoscitiva, che ha condiviso che dal prossimo anno faremo in un altro modo. Questo programma di qualità che viene dato per Bologna Estate è un programma che alcuni hanno definito bello ma un casino, cioè un insieme di prodotti di grande qualità nei quali chi fa cultura, teatro, musica in questa città non ha trovato spazio ed è un errore vista la condizione di ricchezza che c'è. Allora, finisco subito dicendo che tenere assieme questi problemi e risolverli è compito di chi governa. Cioè, questo problema, governare è difficile per noi, difficile perché bisogna tenere assieme chi vuol suonare e chi vuol dormire. Devono esserci regole perché che consentano l'una e l'altra cosa, d'accordo? Negli stessi posti? No. Nelle stesse condizioni? No. Ci saranno condizioni differenti per l'una e per l'altra condizione, però il punto è quello che la sintesi la deve fare chi governa. E la presenza di scocciatori che vogliono, non far casino, che vogliono rivendicare un ruolo attivo all'interno della città è un elemento di ricchezza che l'amministrazione deve salvaguardare, che non deve liquidare come un dato di una seccata. Su questo, per quanto riguarda il piccolo contributo che ho dato, io ho cercato in questo anno di tutelare i diritti. Non mi sono mai chiesto quante persone avessero rappresentato, una persona o 100 persone, o 1.000 persone, i diritti, quelli che ritenevo venissero violati. In alcuni casi ho trovato l'amministrazione disponibile, in altri meno, io però sono comunque per natura
ottimista e fiducioso che le cose possano migliorare. Grazie. Silvio Zamboni, poi l'intervento Matteo Pasquale. Che il disagio a cui si è fatto riferimento prima si potrebbe riassumere forse così, che dovevamo passare da Bologna io a Bologna noi, c'è un po' la sensazione di essere passati a Bologna loro. Caduto il muro di vetro che c'era qui al primo piano, che separava l'anticamera del sindaco dal resto, è come se fossimo su in realtà un altro tipo di muro. E per cui fa veramente fatica a dialogare. Io non credo che la mancanza di dialogo sia dovuta al fatto che qualcuno si è ritirato. Anzi, molti degli aspiranti dialoganti sono quelli che hanno sostenuto la campagna elettorale, anzi diciamo pure che si sono rimboccati le maniche da molto prima che ci venisse annunciato qual era il nostro candidato sindaco. Quindi il disagio nasce da questo. Come Rete Unirsi, della quale faccio parte, speriamo di riuscire a superarlo appunto non con le lamentazioni, ma creando delle occasioni di confronto, di idee, per sviluppare delle proposte che poi effettivamente presenteremo all'amministrazione. Quindi nessuna intenzione di ripiegare su se stesso, anzi direi che le cose di cui occuparsi non mancano. Si è accennato prima alla riforma dei quartieri, anche questa è impegno che al momento non trova nessun tipo di applicazione. Si è parlato giustamente di come riempire la parola partecipazione, tra l'altro già a statuto vigente esiste per esempio lo strumento delle istruttorie pubbliche. Diciamo volendo la città può essere interpellata, essere coinvolta. Comunque, prendendo la mobilità, visto che sono stata invitata come laboratorio Bologna Pulita, allora c'è una novità buona che va sottolineata, già stato detto, è stata l'accensione del Sirio. Anche questa però semi sofferta, perché dovremmo aspettare settembre perché il Sirio si è acceso su tutta la città. Comunque, questa intanto funziona e va bene, siamo contenti. Ma rispetto all'amministrazione che avevamo prima, dal punto di vista delle infrastrutture per la mobilità non è cambiato niente, ossia ci sono dei ritocchi che sono quasi peggiori della situazione precedente. Il CIVIS, per esempio, che doveva essere in funzione quella specie, quello che ci è stato contrabbandato da Guazzaloca come il tram su gomma, che già questo fa ridere, no? Si capisce subito, il tram su gomma è come dire, non so, è appunto il treno su gomma, se mi dicono treno su gomma capite subito che è un imbroglio, tram su gomma è la stessa cosa. In realtà è un megatrambus, doveva andare da San Lazzaro a Borgo Panigale con l'amministrazione Guazzaloca, con l'amministrazione e adesso andrà da San Lazzaro al centro, poi torna indietro. Una minima proposta che mi ero permessa di fare all'assessore era che almeno si eliminasse questa lettura ottica, perché la lettura ottica comporta che debba essere anche creata una soletta che sostiene tutto il percorso del tram, del ferrofibus. No, anche questo, quindi verranno conquistate queste vetture che costano molto di più di un filobus normale per avere questa lettura ottica, che poi è una lettura ottica che ha un effetto alquanto ridicolo perché ha un raggio di rifrazione sul terreno a 3 metri, per cui se un gatto, un cane, un bambino che attraversa la strada a 1 metro non la legge nemmeno. Però noi stiamo acquistando questa roba, la stiamo acquistando adesso. C'era un ricorso della provincia ancora aperto, questo ricorso però c'è tutto e via si prosegue con il CIVIS, che in realtà è incivis, è incivile come mezzo che ci verrà propinato. Col metrò le cose non vanno meglio, c'era un metrò che andava da parcheggio Michelino a Staleggo, quindi in previsione probabilmente di interventi di speculazione edilizia sulla collina, adesso fa una svirgolata come arriva qui all'incrocio tra Indipendenza e Ugo Bassi e si butta verso ovest e resta sotto fino a oltre Porta San Felice, poi risbuca con una rampa di 400 metri che taglierà tutta via Saffi e poi arriva a Borgo Panigale. Allora, che bisogno c'era di farlo comunque partire dal parcheggio del Michelino? Vuol dire attirare l'automobile sul parcheggio, quindi ancora, anziché
utilizzare il servizio ferroviario metropolitano per far girare i pendolari, per far girare appunto quelli che da fuori Bologna vengono a Bologna, o usare il treno, no, li facevamo arrivare in macchina alla fiera e poi da lì parte questa infrastruttura che tra l'altro ha dei costi imponenti sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dei tempi di realizzazione. Allora, noi sappiamo che il nostro sindaco vuole lanciare, è stato ricordato anche prima, questa nuova forma di rapporto territoriale, culturale con Firenze, e adesso spero che anche voi scoppiate l'invidia come sono scoppiata io quando l'ho letto. Questa è l'edizione di una pubblicazione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Toscana, quindi un tempo volantino pirata, datato il 24 giugno, dove si dà conto di una cosa che a me veramente ha fatto venire una grande invidia. Perché a Firenze realizzeranno e sarà pronto in circolazione al 2009, quindi parliamo solo di tra 3 anni e mezzo, un tram tutto su superficie. Questo tram verrà realizzato in project financing. Cosa vuol dire? Che il comune caccia quasi niente come quattrini. Avrà 3 linee, la prima linea gliela ha già finanziata lo Stato, la seconda linea, il primo lotto della terza linea verranno invece finanziati in project financing. Quindi è stato fatto un bando concorso che è stato vinto da una delle imprese più grosse che appunto realizzano e gestiscono queste linee di trasporto francesi. E quindi loro al 2009 avranno in funzione 3 linee di tram per complessivi 19 chilometri, ma quello che più conta anche 41 fermate, perché il grande vantaggio del tram rispetto al metro per gli utenti qual è? Che le fermate sono più ravvicinate. Normalmente per le metropolitane le distanze, era così anche nel progetto di Guazzaloca, sono medie, da una fermata all'altra sono 700 metri. Questo vuol dire che non sono dei sistemi sostitutivi, vanno bene nelle città che appunto hanno dei raggi di 50, 60, 80 km, ma in una città come Bologna, sinceramente, poi hanno un vantaggio che stando sotto non eliminano il traffico in superficie e quindi non contribuiscono a contenere il traffico automobilistico inquinante. Poi questo tram che ha 3 linee, 41 fermate, 19 km, costerà in tutto 487 miliardi. Ecco, questi sarebbero gli esempi che avremmo voluto che anche l'amministrazione di Bologna copiasse da Firenze. Le altre cose che speriamo vengano messe in campo sono una politica autentica a sostegno della bicicletta, le zone 30 per esempio dei moderati, sono stati realizzati degli interventi che hanno garantito una maggiore sicurezza, quindi stiamo parlando di cose che si possono fare. Vorremmo che la sicurezza stradale anche per l'amministrazione di Bologna diventasse una priorità. Ultima cosa, c'era stato promesso tra le tante cose l'assessorato alla pace, non se ne è più saputo niente. Intanto continua la guerra in Iraq. A proposito di chi diceva prima che non che tutto si debba risolvere con gli assessorati, intendiamoci, non è la comunicazione. In fondo le giunte precedenti sono state in piedi con 10 assessori, io credo che non sia questo il punto, non è questione dei numeri, è questione delle deleghe, della distribuzione delle deleghe, della competenza, insomma chiamiamo le cose con i loro nomi, non nascondiamoci dietro dei numeri che non convincono nessuno. Però l'assessorato alla pace poteva essere un segnale che appunto questa città, a differenza dell'amministrazione precedente, che ricorderete, negava il valore del Comune alle manifestazioni per la pace, cosa che non era mai successa nella storia di Bologna. Bologna medaglia d'oro alla resistenza col suo confalone, c'era sempre. Adesso è la questione appunto della mancanza dell'assessorato alla pace, però anche qui c'è un'assenza di proposizioni, c'è un'assenza di iniziative. Allora prima si diceva Bologna che potrebbe offrire un'occasione di educazione, di formazione ai giovani che vengono a studiare qui. Questo è stato, così come è stata maestra di amministrazione pubblica. Noi eravamo una città dalla quale venivano a imparare, adesso siamo noi che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare da Roma come ha fatto i municipi autonomi, con l'elezione diretta appunto di quelli che sono, diciamo, i corrispondenti dei nostri presidenti di quartiere, che sono invece sindaci di municipalità. Certo, Roma ha delle dimensioni diverse, però ecco, è abbastanza triste vedere che questo scatto che ci aspettavamo non c'è ancora stato. Abbiamo ancora 4 anni, speriamo che ci sia,
è che appunto il muro si abbassa un pochino, guardate che persino Vito gli ha fatto una gag del suo ultimo spettacolo, infatti si vede il protagonista che dice oh Coffero, scrive a Coffero, Cofferati, mi hanno detto che per potervi parlare bisogna prenotarsi almeno 3 mesi prima, ecco, se i tempi di prenotazione si accorciassero forse si instaurerebbe un rapporto diverso con la città e direi che ce n'è bisogno. Quest'ora cercando sarò ulteriormente breve, sono arrivato un po' più tardi perché oggi compie 6 anni, 4 luglio 1999, mio figlio, e ora pronuncerò una parola che mi sono costretto a per circa un anno, partecipazione, lo ridico dopo un anno, mi sono autocensurato perché già un anno fa io ebbi la percezione chiara che questa parola era presa in mano, probabilmente, per essere utilizzata, ma poi subito abbandonata. 6 anni dal 4 luglio 1999, allora avevamo appena perso l'elezione a Bologna e probabilmente anche per la nascita di mio figlio ebbi un periodo di riflessione che mi portò a pensare che in quei 4-5 anni si doveva cercare di ricostruire il contatto fra coloro che si proponevano di governare la città e i cittadini. Partecipazione usata come elemento di bypass rispetto al merito delle situazioni, come elemento di maschera rispetto ai problemi forti che a Bologna ci sono, c'erano e perdurano. Bologna non si governa solo dal Palazzo Curzio, non era così negli anni 90, non è così ora. Ed è qui, secondo me, il tema fondamentale. Non è un problema di questo sindaco, di questa giunta. Mi pare che il problema più complessivo è che è un anno che noi abbiamo la politica parcheggiata a Bologna. È un anno in cui le forze politiche che io ho visto impegnate fortissimamente nell'ultimo anno, ma molto in campo per cercare di ricostruire un rapporto con la cittadinanza negli anni precedenti della giunta Guazzaloca, nel momento che Cofferati è andato alla guida della città, hanno parcheggiato con diverse responsabilità a seconda della forma. Però questo mi pare il problema fondamentale. Non può essere una città complessa come Bologna governata solo da Palazzo da Cursi, ripeto, c'è un tema fondamentale di che cosa ci sta in mezzo. Si diceva l'altra sera all'assemblea di Mirsi, molti lo dicevano, non è che sia così normale che i cittadini partecipino, no? Ma quando c'è un movimento complessivo di gente che comincia a interessarsi delle questioni, del merito, a mettere il loro tempo libero, stare un po' fuori di casa e impegnarsi sulle cose, non si può pensare di usare questo come una clava solo in campagna elettorale. Questo deve essere una risorsa da usare per l'opposizione quando ti trovi all'opposizione, ma anche per governare meglio quando si sei. E non è un problema solo di chi è stato eletto, è un problema delle forze politiche, se no sono solo comitati elettorali. Questo mi pare il tema fondamentale. Allora, un anno dalle elezioni, mi pare che la riflessione forte sia soprattutto questa. Cosa le forze politiche, e forse le tre forze politiche che hanno costituito a partire dal Consiglio Comunale una sinergia su alcuni temi di merito, possono cominciare a dare un esempio di questa direzione. Devono esserci non solamente in vista delle primarie di ottobre per Prodi, no? Se ci saranno e se saranno primarie, non solamente in vista del prossimo appuntamento elettorale nazionale e come ci sarà e con quali forze, con che aggregazioni all'interno del centro-sinistra, ma devono tutti i giorni confrontarsi col merito. Quanti anni ho sentito parlare di dissuasori
di abbattimento delle barriere architettoniche, di tranvia, di rifacimento di una stazione, di chiusura della cesura tra la Bologna e il centro storico. Non mi pare che il problema in questo momento sia il merito delle questioni, mi pare che il problema sia in che cosa è stato usato in questa campagna elettorale solo a livello strumentale e che invece dovrebbe essere il cardine del governo di una città, ma anche quando ti mandano dell'opposizione di una città. Quali erano le motivazioni che ci avevano portato l'anno scorso ad una grande partecipazione e ad una grande campagna elettorale che da anni non si vedeva nella nostra città. Non era solo la società civile, anche se le organizzazioni politiche sono state in parte trascinate da una volontà popolare che naturalmente aveva come centro la sconfitta di Guazzaloca e Cofferati sindaco. Naturalmente aveva dentro anche i problemi della risoluzione delle varie questioni, molte delle quali abbiamo sentito anche illustrate questa sera. Però io credo che ci fosse qualcosina in più. In quel periodo probabilmente si parlava di una nuova esperienza politica. Diciamo le battute di arresto degli ultimi periodi dell'esperienza dell'Ulivo non c'erano. Anche lo stesso Cofferati veniva proposto, diciamo, un soggetto che cercava di interpretare che cosa? Una volontà vera di cambiamento del sistema politico. Anche la nostra voglia di partecipare non è soltanto, credo, collegata al fatto che noi dobbiamo risolvere i problemi che pure ci interessano. Io credo che in quella campagna elettorale ed anche oggi al fondo di tutto ci sia un sentimento profondo che siamo un po' tutti stanchi di una modalità del funzionamento della vita pubblica, che vogliamo tutti un po' che la politica si avvicini un po' più ai cittadini, che vogliamo che questa politica sia fondata su programmi, che si riavvicini l'etica alla politica e quindi da questo punto di vista diciamo c'è stata una grande voglia, una grande partecipazione. Noi adesso abbiamo il terzo tempo, come si può dire, perché abbiamo fatto le elezioni comunali, abbiamo fatto le regionali, ci saranno le politiche e anche qua per non essere dei comitati elettorali probabilmente questo spirito bisogna recuperarlo, non deve essere uno spirito che finisce quando qualcuno è eletto, ma bisogna che questo diventi, diciamo, strutturale nella formazione dei quadri dirigenti di sinistra in maniera particolare, nelle attività delle amministrazioni, nelle elezioni dei sindaci. Alcune proposte sono state fatte anche qua per quanto riguarda la selezione della classe dirigente, le primarie, una modalità diversa. E quindi naturalmente quello spirito è da recuperare. È chiaro che, insomma, un po' tutti noi sappiamo che dopo delle grandi delusioni le parole non riescono poi a superare i fatti concreti. Però io penso che questa sia la nostra volontà, la volontà di quelli che hanno aderito a questa iniziativa, all'aggregazione che si è costituita nel Consiglio Comunale, ad unirsi alle associazioni che partecipano al tavolo della pace. Spero che questa, diciamo, questa aggregazione che si costruisce riesca ad alzare anche lo sguardo per le questioni, in particolare quelle internazionali, in qualche maniera possa anche ottenere un obiettivo forte, fondamentale, che è quello appunto della modifica del sistema politico del nostro paese. Io vi ringrazio, ringrazio infine anche una rappresentanza della lista Rengo che è presente ai nostri lavori, ringrazio il consigliere comunale che naturalmente
naturalmente qualificano la nostra attività. Vi ringrazio e ci rivedremo dopo le feste per continuare la nostra discussione. Grazie a tutti. Da metterla vicino la cosa. Questa è stata una bella serata. Grazie. Gente che è deficiente, proprio.